Luca. Eh sì, Carmine, la notizia è di scarsa mezz'ora fa, quando sono arrivate le prime segnalazioni. I corritori in quota hanno chiamato l'elicottero del 118 che tra poco li raggiungerà, segno evidente del recupero anche del quarto alpinista disperso sul Monte Velino, Gianmarco Degni, dicevi tu, 28 anni, fidanzato di Valeria Mella. Si chiude dunque mestamente nella giornata di oggi, quasi ad un mese dalla sparizione dei quattro alpinisti sul colle del Berlico, con il ritrovamento anche del quarto alpinista. Ieri il ritrovamento dei tre, poi le ricerche sospese per il rischio valanga. Questa mattina c'era anche il rischio nebbia in quota, ma le ricerche comunque sono andate avanti fino all'esito che vi dicevamo di qualche istante fa con il ritrovamento anche del quarto corpo, quello di Gianmarco Degni. È chiaro che con il passare dei giorni le possibilità di ritrovare i quattro in vita diminuiva, ma i soccorritori non hanno mai smesso di cercare con grande generosità, grande impegno. E ci raccontano di soccorritori davvero straziati per il ritrovamento dei quattro alpinisti dopo quasi un mese di ricerche senza pausa, senza sosta, qui a 1800 metri sul Monte Velino. Un particolare, Carmine, che un po' ha commosso tutti: il cane che ha ritrovato il primo corpo, che non è stato quello di Valeria Mella, ma dell'ingegnere di 34 anni Gianmaro Frabotta, si chiama Simba ed si chiama anche Simba il cane della famiglia di Gianmarco Degni. Un particolare che ha un po' commosso tutti, questo qui a forme di masse d'albe. Si conclude dunque così questo mese quasi di ricerche ininterrotte. Ovviamente nel corso della giornata maggiori dettagli, il corpo come tutti gli altri tre sarà trasportato direttamente all'obitorio di Avezzano. Per il momento è tutto, Carmine, per ulteriori aggiornamenti Bene. vi insomma, sollecito anche a consultare le pagine social. Certo, Luca. Dunque, a questo punto possiamo dire ricerche ufficialmente chiuse a tutti gli effetti. Verrà smantellato il quartier generale che un po' ha caratterizzato queste giornate. Naturalmente, se hai notizie ulteriori, anche nel corso di questo telegiornale, ulteriori dettagli, puoi chiedere la linea e interromperci quando ritieni opportuno.